Un convegno non commemorativo, nonostante sia stato organizzato in occasione del decennale della morte di Natuzza Evolo, morta il 1 novembre del 2009, ma un incontro per presentare un libro che colloca nella giusta luce la figura della serva di Dio, di cui il 6 aprile scorso è iniziata l'inchiesta cognizionale diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione. L'iniziativa si è svolta ad Anzio, a pochi chilometri da Roma, presso l'auditorium del Chris Cappell College, ed è stata organizzata dalla Fondazione Christian Cappelluti Onlus e dalla locale amministrazione comunale. Il libro in questione si intitola Il Gesù di Natuzza ed è stato scritto da Luciano Regolo per la San Paolo, con l'obiettivo di evidenziare il rapporto fra la mistica di Paravati e Cristo. Dopo una breve introduzione di Adriana Notari, presidente della Fondazione Christian Cappelluti, ha preso la parola la moderatrice, Claretta Muci, che con le sue domande ha orientato gli interventi dei relatori. Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana e di Maria con Te, ha confidato di aver scoperto la spiritualità cristocentrica di Natuzza proprio grazie all'incontro con Luciano Regolo e in particolare dalla lettura del suo libro, sottolineando che il compito dei santi è proprio quello di condurre gli uomini a Dio. Un compito che l'umile donna calabrese ha svolto con passione, senza risparmiarsi, fino all'ultimo istante della sua vita. Quindi è intervenuto Stefano Campanella, direttore di Padre Pio TV, che ha colto nel libro tanti parallelismi fra la mistica di Paravati e il cappuccino stigmatizzato di San Giovanni Rotondo, rileggendo in termini pedagogici l'unica differenza. Padre Pio ebbe le stimmate nel palmo delle mani in un contesto in cui non era ancora noto nell'opinione pubblica che i chiodi nella crocifissione venivano conficcati nei polsi, come si evince anche dalla sindone. Quando si resero visibili le stimmate di Natuzza, che invece erano a livello dei polsi, erano stati già divulgati gli studi su questo argomento. Dunque le stimmate, dovendo essere un segno per ricordare agli uomini l'amore di Cristo espresso nel suo sacrificio, deve essere intellegibile. Per questo tale segno si esprime in modo diverso in epoche diverse, per essere comprensibile dai diversi destinatari, sulla base del mutare delle conoscenze. Infine è intervenuto l'autore, che ha rivelato come il suo destino professionale e spirituale sia stato orientato dall'incontro con la Evolo. La presentazione del Gesù di Natuzza si è svolta non a caso dopo i primi vespri della solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. La Madonna, infatti, è stata il secondo pilastro della spiritualità della mistica calabrese, come ha spiegato in un'intervista rilasciata a Stefano Campanella Luciano Regolo, che oltre ad essere autore del volume è anche condirettore di Famiglia Cristiana e del settimanale mariano Maria con Te. Natuzza era un'innamorata di Gesù, ma aveva una grande fiducia nella Madonna. Che ruolo aveva Maria nella vita di Natuzza? Maria è stata la compagna di vita e insieme a Gesù, nel senso, come dice Don Barone, che è il sacerdote che l'ha seguita più a lungo, circa un trentennio, Natuzza apprende il catechismo direttamente a Gesù e la Madonna. E aveva un ruolo di consolatrice anche. Per esempio, ogni volta che lei aveva gli assalti del diavolo o queste presenze di disturbo, subito dopo appariva la Madonna in una visione consolatrice. A un certo punto Natuzza non si rende conto di quanto vuole bene a questa mamma e le chiede anche perdono, perché dice: io ho sempre amato tuo figlio Gesù e forse non ti ha amato abbastanza, nonno. E lei dice: ma chiama mio figlio, ama anche me, perché siamo uno stesso cuore. Questo mi ha molto colpito, perché Natuzza non aveva una grande preparazione teologica, quindi questa cosa viene veramente da lontano. E quando lei descrive questa Madonna come la vede allo scultore Konrad Moroder, realizza quest'opera del cuore immacolato di Maria, rifugio delle anime, con le braccia aperte proprio ad accogliere tutti i suoi figli. Allora la vede, dice: è bellissima, ma la Madonna vera è molto più bella. E questa cosa mi ha fatto spesso pensare al tono innamorato e delicato con cui ne parlava anche San Pio. Una volta la Madonna è intervenuta in difesa di Natuzza, quasi sollecitando il figlio ad essere un po' più clemente nelle sofferenze che infliggeva
a Natuzza. Quindi il ruolo che lei ebbe alle nozze di Cana continua ad averlo anche oggi? Sì, è proprio così, nel senso che lei partecipa, la Madonna è proprio testimone silenziosa, anche nel, così come l'è stata sotto la croce di Gesù, anche nelle croci di ciascuno di noi. E lei quasi invita, più in realtà invita Natuzza anche a non chiedere più sofferenza, perché Natuzza le chiede, in quanto innamorata pazzamente di Gesù, vuole partecipare e contribuire al suo disegno di salvezza. Quindi c'è un dialogo molto bello tra Gesù e lei, in cui lei dice: Gesù, io sono finita al manicomio, mi dicono che sono pazza. E lui dice: ma anch'io sono pazzo di amore per ciascuna di voi anime. E questa è la bellezza di questo amore folle, perché chiunque ama Gesù e vive in simbiosi con lui poi ha questo tipo di capacità di soffrire e di offrire. Però la Madonna interviene proprio come una mamma, la coccola, la sostiene nei momenti anche più difficili, anche in quelli quando lei avverte questa solitudine, c'è sempre questa luce cristiana. E poi la Madonna è stata anche colei che l'ha spinta a iniziare la sua opera, il suo apostolato. Quando Natuzza le appare nella sua casa poverissima nel 1944, dice, esprime vergogna per questa casa e dice: ma non, a me non interessa la casa, e poi un giorno qui ci sarà una grande casa. E lei da quel momento chiedeva sempre quando era l'ora, fin quando poi nel 1986 lei si sentì dire l'ora è giunta, ed è nato dal nulla, un po' in questa spianata dove non c'era nulla, è nato questo complesso della Villa della Gioia. In una società sempre più lontana dai valori della fede, in una società in cui si prega sempre di meno, il rosario è diventato quasi inesistente nelle famiglie e talvolta anche nelle chiese, in una società in cui anche la devozione mariana sembra essersi rarefatta, avete fatto una grande scommessa, la nascita di un settimanale che è dedicato a Maria, Maria con te, di cui sei vice direttore e di cui sei condirettore, che alla fine si è rivelata una scommessa vinta. Allora, che significa? Che alla fine le statistiche non vanno prese letteralmente? Ma secondo me, allora, il discorso è questo, che il linguaggio che noi parliamo molto spesso è un linguaggio cerebrale che non tiene conto che forse a volte il linguaggio dell'amore tocca di più il cuore e le coscienze. Allora, il pubblico, secondo me, anche se viviamo in una situazione in cui ci sono dei messaggi molto aggressivi, molto superficiali, quasi anche le figure politiche adoperano un linguaggio da violento, da social, discutibile, superficiale, c'è un uso improprio anche dei simboli religiosi alcune volte. Detto tutto questo, però, il pubblico non è così imbelle come noi immaginiamo, quindi quando si va a diffondere una parola invece veramente come era l'intuizione del Beato Alberione, che diede vita alla famiglia Paolina e poi anche, diciamo, alla società San Paolo, lui usava proprio, la sua idea era usare i mezzi di comunicazione moderni e nuovi, diciamo, per portare il Vangelo, per portare la parola di Dio, per toccare i cuori alla fine. E questo, diciamo, è un po' la scommessa. Allora, Don Antonio Rizzolo, direttore, io come condirettore, abbiamo pensato di fare questo giornale che non fosse un giornale miracolistico. Ci sono tanti giornali popolari che usano l'argomento religioso in modo improprio, gridando, diciamo, miracoli di qua e di là. Diciamo, invece, probabilmente, invece, usare il linguaggio semplice, i colori popolari, per invece diffondere le verità, può essere un modo per far capire alle persone anche che, diciamo, qual è il giusto, la giusta devozione popolare alla Madonna. Non è, la devozione non va demonizzata sempre come un qualcosa di superficiale. Spesso quella che nasce genuinamente dal cuore, come dice spesso Papa Francesco, è lì che si vede anche il richiamo di Dio e il richiamo di Maria, perché poi Maria è la madre che ci porta sempre a Gesù. E questa è la filosofia che anima questo giornale, che ci ha permesso anche di, io stesso come credente ho scoperto tantissimi luoghi mariani e quante storie negli anni e nei secoli si sono stratificate, dove c'è questa, appunto, Maria che, come nelle nozze di Cana,
ci aiuta, no? E intercede col figlio perché le nostre preghiere, i nostri voti vengono esauditi, e questi luoghi di culto sono nati proprio dove lei ha fatto questi richiami da madre. A livello personale, che cos'è per te Maria, la Madonna? Maria è la mamma, ma è anche, diciamo, una donna incredibile, diciamo, che ci insegna tutti i giorni a fare tesoro del silenzio, a fare tesoro dell'essere umili, e soprattutto la cosa più bella di Maria per me è che ci insegna ad abbandonarci alla volontà di Gesù e di Dio, e quindi essere sempre consapevoli, avere fiducia in Lui. E questa è la cosa più bella per me. Quando io ho scritto un libro sul diavolo con un esorcista che io stimo molto, padre Raffaele Tarmelli, lui mi fece capire perché appunto la Madonna schiaccia il serpente, perché lei ha avuto sempre fiducia in Dio, da quando era ragazza, e le dicono tu avrai un bambino, insomma, ed era una società anche dove lei poteva avere molti pericoli per questo. Lei, da questo fino alla croce, non c'è mai una volta in cui, pur vedendo straziate le carni del figlio rovinate, non mette mai in dubbio la parola di Dio, si fida ciecamente di Lui. Ecco, questa è la cosa più bella. L'intera presentazione del libro sarà trasmessa su Padre Pio TV il prossimo 4 gennaio alle 21:50.